Buongiorno a tutti, oggi è il 30 settembre 2019, siamo qui in via Galileo Galilei, quartiere Pista Alessandria. Professore, buongiorno, ciao Piero. Buongiorno. Allora, anche qui ci hanno segnalato, ma senza bisogno di segnalazione, chi abita in questa zona passando si accorge di questo spettacolo indecente, indecoroso, che è causato dalle deiezioni dal guano dei piccioni che alloggiano sui tetti. Di questa scuola? È una scuola questa, professore? Questa è la scuola elementare, l'Istituto Comprensivo Galileo Galilei, che ha la sede in questa via. Però il problema riguarda tutto il percorso, tutto il perimetro, vero Piero? Certo, perché qui, avendo la mia nipotina che frequenta qui la scuola elementare, tutte le mattine e all'uscita di scuola nel pomeriggio c'è questo spettacolo poco edificante che crea non poco disagio anche alle famiglie, alle persone, perché qui è un passaggio di bambini che escono da scuola e quindi non è un bel vedere, ecco. E chiediamo a chi è preposto al mantenimento dell'igiene pubblica di fare qualcosa. L'edificio è di proprietà comunale, il marciapiede è di proprietà comunale, la responsabilità di queste cose è del comune. Non è che ci voglia molto, voglio dire, per carità, in un contesto di ristrettezza, però basterebbero alcuni interventi molto ben mirati. Un intervento mirato sarebbe quello di creare sul tetto un impianto antivolatili. Vediamo qua le immagini. Si parlava principalmente di bambini, certamente, perché questa è una scuola, bambini, genitori, c'è molto affollata, soprattutto in determinate ore della giornata. Però qui ci passano regolarmente le persone, io passo regolarmente con i miei cani, ad esempio, quando li porto a sgambare, e quindi è proprio un passaggio continuo, e questa cosa non va bene, anche perché uno se la mette sotto i piedi, se la porta in casa. Anche l'immagine stessa, certo, santo Dio, no, non si può accettare. Noi, noi abbiamo segnalato questa situazione e che riguarda tutto il quadrilatero, anche riguarda anche, perfetto, ci aspettiamo un rapido intervento. Va bene, buona giornata a tutti.